Vogliamo leggere un breve passo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 5, dal verso 27. Alleluia. E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua. E c'era gran folla di pubblicani e di altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori? E Gesù rispondendo disse loro: i sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Alleluia. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Gloria al nome del Signore. E il Signore continua a svolgere quest'opera di grazia, quest'opera di misericordia, perché egli si presenta e si propone a noi come il gran medico degli ammalati. E in questo mondo ci sono tanti ammalati. Anzi, alla luce della parola di Dio, anche in opposizione a coloro che ci contraddicono, noi possiamo affermare che sono tutti ammalati. Tutti ammalati nell'anima, tutti ammalati nello spirito. Possiamo affermarlo perché è scritto nella parola di Dio che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se hanno peccato sono ammalati, se sono privi della gloria di Dio sono ammalati. Il peccato è una malattia, la più terribile delle malattie, è la malattia che priva della gloria di Dio, della comunione con Dio, della presenza di Dio. Soprattutto è la malattia che porta inesorabilmente alla morte. E quando parliamo di morte in riferimento al peccato, noi non parliamo di morte fisica, ma parliamo di morte eterna, morte dell'anima, cioè eterna separazione da Dio. L'uomo che vive nel peccato è separato da Dio oggi, e se rimane nel peccato sarà separato da Dio per tutta l'eternità. Considerato da questo punto di vista, noi dobbiamo convenire insieme che il male che ci viene presentato dalla parola di Dio è il più terribile dei mali. Infatti, quando parliamo di mali fisici, possiamo riferirci, sì, a delle affezioni terribili, a degli stati patologici che procurano una grande sofferenza e che distruggono la vita, ma possono soltanto distruggere la vita nel senso materiale, nel senso organico della parola. È qualche cosa che si compie nel tempo, nello spazio, ha una durata e un limite. Quando parliamo invece della malattia dell'anima, noi parliamo di una malattia che, se non è guarita, dura per tutta l'eternità e produce la sofferenza più grande. Frequentemente, quando parliamo della perdizione e della condanna eterna, ci sentiamo interrogare da coloro che odono forse per la prima volta il messaggio dell'Evangelo, e ci sentiamo interrogare intorno alle pene dell'inferno, specialmente in questo secolo di materialismo. Uomini scettici se ne incontrano ad ogni passo, uomini che nell'interrogarci hanno, direi, delle motivazioni che nascondono lo scherno, la provocazione. Ma voi credete veramente alle pene dell'inferno? Credete al fuoco? Credete allo zolfo? Credete a questi dolori che non si esauriscono mai? Noi possiamo rispondere semplicemente sì, perché è scritto nella parola di Dio. Ma se vogliamo evitare la polemica, possiamo anche farla,
perché senza affrontare l'argomento da questo punto di vista possiamo concludere che già una separazione eterna da Dio è la più terribile delle sofferenze, è la pena più grande che possa essere concepita. Ebbene, l'uomo che vive nel peccato è separato da Dio. L'uomo che rimane nel peccato sarà eternamente separato da Dio, ed eternamente separato da Dio in conseguenza di questa terribile malattia che nessun medico può guarire, nessuna medicina può sanare. Sappiamo che la scienza ha fatto dei progressi straordinari, ma la scienza, che pur ha fatto dei progressi entro determinati limiti, non ha raggiunto la capacità di guarire l'anima, di guarire lo spirito. È ben lontana dal raggiungere questo traguardo, e sappiamo che questo è vero non solo per la scienza, ma è vero per la cultura in generale, è vero per la morale, è vero per la religione, è vero, cari, per ogni altro mezzo adottato dall'uomo nel tentativo di guarire questa malattia. L'uomo non può guarire l'anima. Soltanto il Dio lo può, in Cristo Gesù il suo figliuolo. E per questo Gesù è venuto, per essere il dottore degli ammalati. Per questo Gesù è morto, per offrire la medicina a tutti coloro che hanno bisogno di una guarigione. E se in questa sera sei tu che hai bisogno di una guarigione, ricordati che Gesù è presente proprio per l'anima tua, e il sangue che Egli ha sparso al Calvario è stato sparso anche per te, e in quel sangue c'è la salute di Dio, una salute eterna che, applicata alla tua vita, ti può guarire in un istante solo in questa sera. E noi vediamo la meccanica della salvezza delineata in una maniera magistrale attraverso questo breve passo della scrittura che abbiamo letto insieme e che testimonia della conversione di Levi, il pubblicano. E dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano. Dopo quale cose? Se noi leggiamo i versetti precedenti, constatiamo che l'Evangelista ha descritto in una maniera minuziosa la guarigione del paralitico, quell'uomo che desiderava incontrare Gesù. Lo desiderava ardentemente. Perché lo desiderava? Perché aveva un desiderio spirituale nel cuore. E infatti egli trovò degli amici che come lui avevano fede per arrivare a Gesù. Ma quando i portatori di questo letticello arrivarono nella casa dove Gesù stava ammaestrando quanti si trovavano intorno a lui e stava operando miracoli, si accorsero che non era possibile arrivare fino a Gesù per quella che era la via più logica. Perché? Perché la casa era piena. Nessuno era disposto a farsi da parte per fare largo a quel lettuccio e a quel paralitico. Ma quegli uomini erano decisi. Sapete, quando c'è la fede nel cuore, c'è un eroismo che supera tutti gli ostacoli, che vince tutte le resistenze. E infatti salirono sul tetto di quella casa, la scoperchiarono proprio nel punto dove si trovava Gesù e calarono il lettuccio davanti al Maestro. E il Signore si sentì consolato da quella dimostrazione di amore e di fede. E infatti si volse immediatamente al paralitico per dirgli: figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Una parola che poteva sembrare strana e suonare strana. Infatti lì c'era un ammalato e il pensiero di tutti poteva essere questo, che il paralitico aveva desiderato vedere Gesù per essere sanato. Ma invece il paralitico alla parola del Maestro rimase in silenzio, perché egli era soddisfatto del perdono dei peccati. Non è soltanto fede, sapete, ma è anche sapienza spirituale, discernimento spirituale, capacità di riconoscere un principio di priorità. Quel povero paralitico, nella parola del Signore, riconobbe la più grande benedizione della sua vita. Egli poteva essere guarito da Gesù, ma per lui era più importante essere perdonato. E Gesù in quel momento lo stava perdonando ed egli era pienamente soddisfatto. Ma noi ci ricordiamo anche che quelli che erano presenti nell'intimo del loro cuore mormoravano contro Gesù. Infatti aveva pronunziato una frase ardita per loro: il perdono dei peccati. Ma chi è costui? Chi è costui?
Molte volte hanno dovuto chiedere di Gesù: chi è costui, vero? Chi è costui che acqueta anche il vento e i mari? Chi è costui che risuscita i morti? Ma chi è costui che rimette i peccati? Uno solo ha diritto di rimettere i peccati, Dio! Non si accorgevano che in questa maniera implicitamente riconoscevano la divinità di Gesù, ma loro non se ne rendevano conto. Gesù si rendeva conto però dei loro mormorii. Non li avevano espressi, ma Gesù leggeva nei loro cuori. È per questo che si rivolse a loro per chiedere: ditemi voi, che cosa è più lecito, pronunziare la frase "i tuoi peccati ti sono rimessi" oppure dire al paralitico "levati, togli il tuo letticello e cammina"? E li mise in imbarazzo. Era un problema teologico troppo alto per loro. Non sapevano proprio che cosa rispondere. Ma Gesù continuò a parlare: bene, affinché voi sappiate che il figliuolo dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati, io ti dico, disse egli al paralitico, levati, togli il tuo letticello e vattene a casa tua. E l'ammalato si alzò in piedi, sanato dalla potenza del Signore, sanato completamente dalla parola autorevole di Gesù, prese il suo letticello in spalle e trovò che tutti gli facevano largo per uscire fuori e andarsene a casa, glorificando il nome del Signore. Gesù aveva già affermato: affinché voi sappiate che il figliuol dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati. E anche questa parola è per te. Non devi aspettare di uscire da questa terra e da questa vita per avere il perdono dei peccati, perché Gesù è venuto dal cielo in questa terra per rimetterti oggi i peccati, per salvarti oggi, per redimerti oggi. Non devi aspettare di morire per essere salvato o per essere redento, perché Gesù ti vuole salvare in questa sera, ti vuole salvare proprio in questa sera. Ebbene, dopo queste cose, abbiamo letto, egli uscì e notò un pubblicano. Questa parola, cari, mi colpisce in un modo particolare. Notò un pubblicano. E mi colpisce in modo particolare, sapete perché? Perché mi fa ricordare che un giorno Gesù notò anche l'anima mia. Notò anche me, come ha notato voi. E come sta notando in questo momento coloro che hanno bisogno di Lui. Non è vero che Egli è un Signore distratto. Non è vero che Egli non si accorge di coloro che aspettano la medicina del cielo e il dottore che è venuto dal cielo. Gli uomini sono distratti, possono chiudere gli occhi di fronte alle miserie dell'umanità, ma Gesù si accorge di tutti i bisogni che ci sono nel seno della società. Quante volte ho avuto opportunità di polemizzare, devo esprimermi proprio così, nei confronti di un famoso romanzo, un romanzo, cari, che forse oggi non è più conosciuto come era conosciuto ieri, ma che all'epoca fece rumore. Era un romanzo ambientato in una determinata località d'Italia e il titolo di questo romanzo, scritto da un ebreo, era proprio "Cristo si è fermato a deboli". Con questa frase introduttiva, che era poi il titolo del libro, l'autore voleva soltanto mettere in evidenza che c'è una parte dell'Italia che è stata sempre dimenticata da tutti, abbandonata alla miseria. Neanche Cristo ha mai raggiunto questa località d'Italia. Ma quante volte ho avuto opportunità di dire: forse i governi si sono fermati a deboli, forse i sindacalisti si sono fermati a deboli, forse gli uomini di cultura si sono fermati a deboli, ma Cristo non si è fermato a deboli, ha raggiunto ogni angolo della terra, ogni parte del mondo. E noi ne abbiamo una dimostrazione eloquente nel fatto che il maggior numero delle nostre chiese stanno proprio al di sotto di Eboli, dove Dio ha operato gloriosamente, chiamando un gran popolo che glorifica il suo nome. Benedetto il nome del Signore. E Gesù notò un pubblicano. Egli nota tutti coloro che hanno bisogno di Lui, si accorge del povero peccatore, si accorge del cuore rotto, si accorge dello spirito contrito, si accorge di colui che è giunto alla disperazione, si accorge, oh cari, di colui che è stato vinto dal vizio, dalla passione, che è stato travolto dal male. Egli si accorge di tutti. Gloria al nome del Signore. E in questa sera Egli sta volgendo l'occhio suo verso tutti noi. Ma cari,
nel Signore non dobbiamo mai generalizzare. È vero, sta volgendo l'occhio verso tutti di noi, ma sta guardando ognuno di noi, proprio ognuno di noi, nel bisogno personale, nel problema individuale che affligge l'anima nostra, e soprattutto sta guardando a te, caro amico in ascolto, che non hai ancora la salvezza nel cuore, che non sei stato redento per il sangue del Calvario. Gesù notò un pubblicano. Non ho un sacerdote, un uomo retto, un uomo che non aveva bisogno di lui, perché egli era il dottore venuto dal cielo per gli ammalati. Quindi posò l'occhio proprio sopra un ammalato, sopra un povero pubblicano. I pubblicani a quei giorni erano considerati i reprobi per antinomasia, coloro, cari, che simboleggiavano il peccato. E noi sappiamo anche il perché, lo abbiamo ricordato tante volte, e probabilmente Levi, che apparteneva a questa classe di persone, a questa categoria, condivideva il peccato dei suoi compagni di lavoro. Sicuramente si trovava in questo stato. Ma Gesù non soltanto notò questo pubblicano, ma lo chiamò, e lo chiamò per nome. E gli uscì, notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della cappella, e gli disse: seguimi. Alleluia, gloria al nome del Signore. È un appello, è un messaggio. Quante cose esprime questa parola. Anche questo lo sappiamo, e lo sappiamo bene, perché abbiamo una conoscenza dell'Evangelo, ma dobbiamo ripeterlo, perché questo è il nostro messaggio per coloro che ancora non sanno che cosa significa seguire Gesù. Probabilmente molti, quando pensano al discepolato, pensano a qualche cosa di scolastico, di arido, che impegna solo in una determinata maniera la vita di colui che si dispone per calcare il sentiero del cristianesimo. Ma noi abbiamo una conoscenza dell'Evangelo e possiamo parlare del discepolato in maniera ampia e in maniera profonda alla luce delle Scritture. Sappiamo che cosa vuol dire seguire Gesù. Seguire Gesù vuol dire uscire dalle tenebre. Seguire Gesù vuol dire uscire dal peccato. Seguire Gesù vuol dire uscire dal male. Seguire Gesù vuol dire andare appresso al buon pastore, che è venuto dal cielo per mettere la sua vita per le pecore, per offrire la vita per coloro che dovevano essere redenti da lui. Ma Gesù è ancora più particolareggiato nelle sue affermazioni, perché egli ci dice che tutti quelli che seguono lui avranno la luce della vita, ma avranno soprattutto la vita, e la vita in abbondanza, una vita esuberante che possono sperimentare nel corso del tempo e che possono godere per tutta l'eternità. Molte volte, parlando di coloro che seguono Gesù, abbiamo parlato di una processione che si dirige verso il cielo, e credo che questa immagine sia brillante, sia chiara. È un'autentica processione che si dirige verso il cielo, è la processione dei santi, dei redenti, dell'agnello di Dio che è venuto per togliere il peccato del mondo, e noi possiamo contemplare questa processione. Cammina nel mondo, fra i popoli, in mezzo alle genti, quindi partecipa a tutte le circostanze della vita, e noi le partecipiamo con gli altri, perché gemiamo e travagliamo insieme con il resto del creato, ma stiamo camminando verso il cielo, e soprattutto camminiamo in quella processione che è guidata da Gesù, quella processione quindi che non soltanto c'ha la luce di Gesù, ma c'ha da parte di Gesù tutto ciò che è necessario per godere pace, per godere gioia, per godere allegrezza, per godere fede, per godere speranza. Seguimi, dice Gesù anche a te, che ti trovi nelle tenebre, nell'ombra della morte, nel dolore, nella sofferenza, nell'aridità di un mondo che non può soddisfare l'anima tua e il tuo spirito. Seguimi, dice Gesù a te, che hai bisogno di un Redentore e di una redenzione. Gloria al nome del Signore. Gesù lo dice, continua a dirlo, egli parla a tutti insistentemente, perché proprio per questo motivo egli è venuto per essere il gran dottore degli ammalati. E cari nel Signore, noi lodiamo che Levi raccolse l'invito del Signore, si levò in piedi e prese a seguire Gesù. È bello,
È bello parlare di Gesù, dell'amore di Gesù, dell'opera della sua grazia, ed è bello ricordarlo in questi particolari. Ma io vorrei aggiungere che il racconto diventa ancora più bello, la testimonianza si illumina quando noi possiamo anche parlare della decisione di un peccatore. E qui vediamo proprio la decisione di un peccatore. Levi sedeva al banco della gabella, era impegnato nella sua attività professionale, sistemato nella sua posizione lavorativa ed economica, ma all'invito di Gesù non ebbe nessuna esitazione, non ebbe nessuna incertezza, si alzò in piedi e prese a seguire il Maestro Divino. Gloria al nome del Signore. Una decisione eroica, può dire qualcuno, ma in fondo da un certo punto di vista è meno eroica di quello che può apparire superficialmente considerata. Infatti è vero, forse Levi ha lasciato per sempre la sua attività professionale perché era un'attività che non poteva essere svolta se non in una maniera disonesta. È vero, Levi si è messo in lotta probabilmente con la classe che egli rappresentava. Levi ha affrontato le ostilità di un'opinione pubblica. Levi quindi ha dovuto compiere un atto veramente eroico. Ma è diventato discepolo di Gesù, è entrato nella famiglia di Gesù, ha accettato le benedizioni di Gesù, ha accettato la gloria luminosa di quel maestro che da quel momento sarebbe stato la luce del suo sentiero e della sua vita, e quindi in fondo quello che egli ha perduto lo ha riguadagnato abbondantemente come discepolo del Salvatore Divino. Ma noi vediamo qualche altra cosa, e non è meno interessante, sapete. Levi non si è accontentato di seguire Gesù, cioè di esprimere una decisione e di esprimerla anche pubblicamente, lasciando, abbandonando letteralmente il banco della gabella per seguire Gesù, ma ha fatto qualche altra cosa. Ha preso proprio posizione, chiara posizione, noi oggi la definiremmo una posizione ufficiale di fronte al suo mondo, di fronte alla sua gente. Infatti egli ha preparato un gran convito per Gesù. Com'è bello seguire Gesù e com'è bello accogliere Gesù nella propria vita e nella propria casa. Abbiamo ricordato spesso Zaccheo, lui non era soltanto un pubblicano, era un capo dei pubblicani, eppure anche lui quando sentì il messaggio del Signore fu pronto per raccoglierlo. Egli scese in fretta da quell'albero sul quale era salito per contemplare Gesù, e scese in fretta perché Gesù gli stava dicendo che non soltanto lo aveva potuto contemplare, ma poteva anche accoglierlo in casa sua. Zaccheo, scendi giù prestamente perché oggi voglio venire ad albergare nella tua casa. Ed egli scese in fretta e lo accolse con gioia e con allegrezza. E noi leggiamo nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 19 che in quel giorno Zaccheo fu totalmente trasformato nella presenza del Signore. Egli manifestò un amore che non aveva mai posseduto, quell'amore che si realizza per la potenza dello Spirito Santo, della grazia di Dio, e manifestò un nuovo senso di onestà e di rettitudine, dichiarandosi pronto a riparare anche tutti i torti consumati fino a quel momento. Perché? Perché lo aveva ricevuto in casa sua, perché Gesù stava lì proprio sotto il suo tetto, e anche Levi sente questo bisogno. Egli non vuole avere un incontro incidentale con Gesù, non vuole, o cari, che soltanto per alcune ore ci sia il godimento di questa dolce compagnia. Egli vuole accogliere Gesù come l'ospite della sua casa. Lo riceve in casa sua, lo riceve in casa sua. È un vincolo di amicizia, di intimità che si stabilisce, è una dichiarazione di fede esplicita anche di fronte alla società dei suoi giorni. Sembra che con quest'atto egli voglia dire a tutti: vedete, il Redentore è venuto nella mia casa, è venuto proprio sotto il mio tetto, adesso è un mio amico, perché egli mi ha onorato della sua amicizia, mi ha chiamato per seguirlo e io l'ho seguito, ma voglio che egli sia anche ospite della mia casa. Ma Levi fece qualche cosa di più. In quel banchetto non solo volle Gesù e i discepoli di Gesù, ma invitò anche altri pubblicani.
coloro cari che probabilmente conosceva e con i quali era legato da vincoli di amicizia, aveva avuto relazione con loro. Forse nel passato quelle relazioni erano state caratterizzate proprio dalla disonestà e dal peccato, perché era una classe di peccatori. Quindi chissà quante volte si erano raccolti insieme per consumare il loro peccato, per ragionare e per ragionare dei loro programmi peccaminosi. Ma questa volta alla sua mensa, alla sua tavola, sotto il suo tetto, nella sua casa, egli vuole questi pubblicani perché stiano insieme con lui vicino a Gesù, per ascoltare Gesù, per ricevere il messaggio del Maestro, per udire anche loro un invito, una parola di grazia e di salute. Che cosa vuol fare Levi procedendo in questa maniera? Egli vuole collaborare con il Maestro, vuol far giungere anche la parola di Gesù ai suoi antichi compagni di mestiere e di lavoro. Vuole che anche quei poveri peccatori sappiano la buona novella della grazia. È un metodo per evangelizzare gli amici e i conoscenti. Egli si sente impegnato, veramente impegnato. E possiamo proprio dire che se Levi diviene Matteo, l'evangelista, il primo fra i quattro evangelista, oh cari, l'uomo che Dio userà per farci pervenire il primo dei quattro evangeli, cari nel Signore, proprio perché egli ha fatto una decisione che è stata una vera decisione, una decisione consapevole e responsabile, che non soltanto gli ha fatto abbandonare il banco della gabella, gli ha fatto, cari, fare una decisione risoluta ed eroica, ma lo ha spinto ad accogliere incondizionatamente il Maestro e si è messo al suo servizio per collaborare con lui e far giungere la medesima parola, il medesimo messaggio anche a coloro che come lui avevano bisogno di Gesù e da Gesù della grazia di Dio. Gloria al nome del Signore. Caro amico in ascolto, questa parola è per te ed è per te proprio per dirti che Gesù ti chiama, ha posato l'occhio tuo sopra di te, sta rivolgendo la sua parola, la tua coscienza, al tuo cuore, ma non vuole soltanto un entusiasmo passeggero, una decisione che può essere espressa in un momento di entusiasmo e poi ritrattata. No, vuole la tua vita, per intiero la tua vita. Ti vuole chiamare a camminare dietro di lui, ad accoglierlo nel tuo cuore, nella tua casa, ad accoglierlo nei tuoi programmi, perché Gesù divenga tutto per te e sia l'autentica benedizione per l'anima tua e per la tua vita. Lo vuoi accogliere in questa sera? Lo vuoi accogliere come il tuo Salvatore? Se sei stato esitante, indeciso fino a questo momento, puoi superare ogni indecisione ed esprimere davanti alla presenza del Signore la tua scelta, aprendo il tuo cuore, lasciando entrare Gesù. Io ti dico soltanto, lascia entrare il Re di Gloria, la salute eterna dell'anima tua, e tu sarai benedetto nel tempo e per tutta l'eternità. Il Dio ci benedica. Prostriamoci.